una mattinata di buona musica e di scambio culturale nella ludoteca cittadina in piazza Miracoli alla Sanità. Il celebre trio Canoro, Il Volo e il coro giovanile del Teatro San Carlo hanno incontrato questa mattina i ragazzi e le famiglie del quartiere, sottolineando il valore pedagogico e morale della musica nella formazione dei giovani. È stata una grandissima esperienza vedere questi ragazzi che continuano a sognare, continuano a studiare. Guarda, ci siamo ritrovati noi da piccoli in questo posto. Vedere questi bambini veramente mi ha fatto emozionare tanto. Beh, dopo 5 anni di girare il mondo finalmente possiamo cantare anche nel nostro paese. Quello che volevamo fare da tempo e finalmente ci stiamo riuscendo. L'iniziativa Napoli in volo con la musica promuove la diffusione della cultura musicale come educazione alla bellezza. L'incontro è stato anche un'occasione per far conoscere la nuova ludoteca pubblica che in questo modo riprende l'attività. La ludoteca per noi è stata ed è un riferimento forte anche per contrastare dei fenomeni di disagio anche che purtroppo sono molto forti nella nostra città. Qui le scuole vengono a portare i loro bambini e i loro ragazzi, qui si costruiscono anche dei percorsi veri di condivisione con i bambini del territorio e con i bambini del resto della città. Abbiamo impegnato tanti fondi in modo strutturale per le politiche giovanili rivolta all'educazione musicale, perché il linguaggio attraverso il quale operare un riscatto pedagogico, culturale ed anche lavorativo attraverso quest'arte. Il volo ce lo raccontano. Un ringraziamento va agli operatori della ludoteca. Il trio Il Volo si esibirà questa sera in concerto all'Arena Flegrea della Mostra d'Oltremare.